LOL di Claire's. Allora, sono stata in Francia, precisamente a Cannes, e sono andata da Claire's e ho comprato un po' di cosine. Allora, innanzitutto cominciamo da Pushin. Allora, ho trovato questo portachiavi di Pushin originale, appunto, dove sinceramente in Italia non l'ho mai visto. Cioè, perlomeno io, essendo che vado da Claire's comunque non tanto spesso, però 3 volte che sono andata non l'ho mai visto. Cioè, è troppo puccioso, l'ho voluto prendere. Scusate le mie mani, ma la ricostruzione sta andando via, non ci fate caso. Poi ho preso questa box, sempre di Pushin, che ho già aperto. Queste cosine le ho già aperte perché, ragazzi, come sapete, io sono abbastanza curiosa. E ho trovato questo qui, che io già ho, però non metto in scambio perché mi piace troppo, quindi me lo tengo. Poi ho preso questi ovetti sono della My Little Pony, però appunto li ho già scartati e la carta l'ho tolta. Allora, vediamo cosa abbiamo trovato. In questo c'è lo sticker di Rainbow Dash che utilizzerò per le creazioni in resina, e poi questo, che non so cosa sia sinceramente, con la scritta My Little Pony con Twilight Sparkle e Pinkie Pie, e poi delle caramelline. Qui c'è la checklist, mi sembra. Questi ovetti li avevo visti dal video di Nese Time, mi piacevano quando li ho visti e li ho voluti prendere. Poi c'è questo, dove c'è l'anellino stupendo di, penso, Pinkie Pie, credo. Poi c'è appunto lo sticker di Pinkie che utilizzerò per la creazione resina, e le caramelline. Poi qui di nuovo sticker Rainbow Dash, di nuovo questo, però adesso solo con Pinky e le solite caramelline. L'ultimo, di nuovo questo doppio, quindi volendo posso anche scambiarlo nei vari siti, gruppi Facebook, per chi fosse interessato. E di nuovo lo sticker di Rainbow Dash e le classiche caramelline. Poi ho preso queste due box dei Nam Noms serie 3, scusate, e ovviamente ho già aperto. Allora, qui troviamo questo che sa di limone, credo, poi vedremo sulla checklist. Qui checklist non ce n'è. E poi abbiamo trovato, anzi ho trovato, questo trasparente a doppio colore. Sono buonissimi. Poi, l'altra checklist, si vede che l'altra l'ho tolta. Allora, vediamo. Allora, qui ho trovato Champer Melon, credo sia lui. Sì, credo sia lui, che sa di anguria. E poi come topper ho trovato Sugar Nana, quindi che sa di banana, buonissimo.
Poi di qua ho trovato questo, che sarebbe Emma, questa qui, la melanzana speciale, edizione speciale, no scusate, no ho sbagliato, e questa qui, comunque questa qui è l'edizione speciale, mentre le loro sono edizione normale. E poi ho trovato questo, questo è vanilla cherry vanilla, quindi questo appunto, che sa di ciliegia e vaniglia, sono stupendi, davvero bellissimi. Devo dire che non si attaccano bene, però sono stupendi ugualmente. Poi ho preso il pack, che ho già aperto ovviamente, questo pack qui, dove c'è l'anguria, poi gelato, pesca e uva. E adesso ve li faccio vedere. Allora, questo qui è il timbrino, perché qui c'è l'edizione con il timbrino, e sa di anguria, buonissimo. Qui poi ho trovato questa ciotolina con il cucchiaio, poi c'era questo che sa di caramella, e sarebbe questa qui, scusate, non di caramella ma di uva, Gabby Grape. Ok, poi c'è questo qui che è trasparente ed è stupendo, doppio colore oltretutto, che è, vediamo, questa qui, Crystal My Berry, no scusate, Country Candy, eccola qua, ho sbagliato. Questa. E poi ho trovato questo, che sarebbe, dove sei? Qui, Mia Mango, pensavo fosse pesca, invece no, è salimango. Eccolo qua. Devo dire che rispetto all'edizione 1 sono meravigliosi. Poi ho preso questi, io colleziono anche questi qui, e ho trovato questo che sa di uva, praticamente sono dei lucci da labbra, così, stupendi. Poi ne ho preso un altro e ho trovato un doppio, quindi chi fosse interessato lo posso scambiare. E poi per ultimo ho trovato lui che sa di arancia, appunto è arancione, no scusate, è trasparente, però sa di arancia. Bellissimo. Ecco qui, appunto, questi sono tutti i miei acquistini dalla Francia. Ne ho presi parecchi. Poi quando ho visto soprattutto i Nam Noms non ho saputo resistere. E niente, io vi lascio al prossimo video. Vi saluto, un bacione, commentate, iscrivetevi al canale. Se volete qualche video specifico basta scriverlo sotto nei commentini. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!